Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete sicuramente notato dal titolo del video, il video di oggi non è un tutorial, bensì un unboxing. L'unboxing dell'edizione limitata di Gears of War 3, che abbiamo acquistato oggi, siccome oggi è il giorno di uscita. Diamo velocemente un'occhiata alla confezione. Vabbè, davanti c'è scritto appunto Gears of War 3 edizione limitata. E guardiamo il retro. Ci sono due frasi che effettivamente inquadrano subito il gioco, ovvero autentico capolavoro e semplicemente epico. Apriamo la confezione. Ancora da bene. Ecco, questa è la confezione, la prima parte della confezione interna. Lo apriamo, troviamo il gioco che andremo ad esaminare dopo, lo stendardo del COG. Poi all'interno dello stendardo abbiamo vari documenti messi così che sono di Adam Phoenix, ovvero il padre di Marcus Phoenix, il protagonista del gioco. Tutti quanti scritti in inglese, ci sono documenti di attestazione e il testamento e anche due foto, una in versione COG e una in versione normale. Poi all'interno dell'altra del pezzo della confezione possiamo estrarre l'ingranaggio. Dove dietro c'è il codice per scaricare appunto Adam Phoenix dal marketplace Xbox Live. Questo codice è incluso solamente nelle edizioni limitate. Ok, a questo punto passiamo alla confezione del gioco, diversa dalla standard chiaramente, come abbiamo visto. Nella parte anteriore troviamo la firma di Adam Phoenix. Ok, all'interno troviamo appunto il disco del gioco. Poi abbiamo un manuale di istruzioni che è composto da un'unica pagina, che è fondamentalmente di comandi. Abbiamo tre adesivi di Gears of War e dei contenuti aggiuntivi. In questo caso praticamente il codice per scaricare Adam Phoenix e 48 ore di prova di Xbox Live. Ok, detto questo, il video di oggi finisce qui. Un saluto a tutti e al prossimo video.